Buongiorno, siamo qui a casa della signora Marisa Inselvini, vedova scevola, per ricordare la Shoah. Prego, Marisa. Allora, ritorno a voi dopo tanti anni per ribadire un concetto importante, non dobbiamo mai dimenticare. La mia piccola esperienza si riferisce all'anno 1943, quando sfollata da Milano dove bombardavano, mi rifugiai presso i nonni a Desenzano del Garda. La loro villetta, era contigua a quella della famiglia Dalla Volta, una carissima famiglia amica dei miei nonni. E trascorravamo insieme con i ragazzi le estati di ogni anno. Ecco, Desenzano in quell'epoca imperava la Repubblica di Salò. E gli alberghi erano occupati dai tedeschi. C'era anche una terribile istituzione, l'Ispettorato della razza, che aveva il precipuo compito di individuare gli ebrei residenti sul lago. Quando io arrivai dai nonni, le notizie non erano buone. Da Brescia avevamo saputo che la famiglia Dalla Volta era stata perquisita, il padre Guido era stato arrestato e il figlio Alberto, che era andato in questura per chiedere notizie del padre, era a sua volta stato arrestato. Il piccolo Paolo con la mamma si rifugiarono in un monastero. Allora, il dottor Guido e Alberto vennero portati nel campo di concentramento di Auschwitz in Germania. Il dottor Guido finì nella camera gas. Alberto invece poté dare un aiuto nel campo di concentramento perché era un chimico ed era anche in una buona salute. Quando finita la guerra, gli americani entrarono nel campo di concentramento, radunarono tutti coloro che si erano salvati per fare un trasferimento in un altro campo di concentramento. E iniziò così la famosa marcia della morte, nella quale morirono quasi tutti, anche il povero Alberto. Alberto aveva conosciuto nel campo di concentramento lo scrittore Primo Levi, il quale in un libro, Se questo è un uomo, parla di Alberto come di una persona meravigliosa, che ha saputo dare ai prigionieri tutta la sua bontà, tutta la sua tranquillità e aveva aiutato e aveva cercato di sollevarli dalla situazione in cui si trovavano. Ma purtroppo durante la marcia della morte, così chiamata, venne ucciso. Questo è il ricordo che ho degli amici carissimi con cui avevo trascorso la mia giovinezza. Quando la villetta rimase chiusa, arrivarono dei cugini dei signori Dalla Volta. Questi cugini arrivavano da Milano, lui era un magistrato con la moglie, erano vecchi. Entrarono in questa villetta e non alzarono mai le tapparelle per non far vedere che erano presenti. Allora il mio nonno mi prese e mi disse: tu di quello che succede qui non devi assolutamente parlare, neanche con la tua più cara amica. Aprì un passaggio al confine con la villetta
E io attraverso quel passaggio tutti i giorni portavo da mangiare a questa povera gente. E loro di sera venivano presso i nonni per trascorrere un'ora di sollievo, di serenità. Ecco, io ho il ricordo di questo anno, vissero un anno a Desenzano del Garda e poi improvvisamente sparirono. Anche loro vennero presi con e vennero portati a Foppoli, dopodiché il tragitto era sempre quello verso la Germania e verso i campi di concentramento. Comunque furono momenti molto difficili, molto dolorosi e che segnarono la mia vita. Quindi ragazzi, ricordiamo queste persone e non dobbiamo dimenticare. Bravissima Marisa, siamo contenti che la Marisa ci ha dato questa testimonianza. Grazie davvero di cuore Marisa. E le fotografie? Poi li metto lì.